Mercuri, rieletto presidente della COF Cooperative, quindi ha lavorato bene? Questo lo devono dire i nostri associati. Certo, la riconferma è una risposta a quella che è l'attività che è stata già fatta in questi ultimi 4 anni. È chiaro che la dimostrazione avviene soltanto con i risultati che possono avere i nostri associati. Se mi hanno rieletto è che credo abbia fatto abbastanza, non certamente tutto quello che si aspettavano. Spero di non deluderli in questi altri 4 anni. Senta, ovviamente 4 anni sono anche un periodo abbastanza lungo. In questo periodo, quale è stata la cosa più significativa, secondo lei, che ha prodotto la COF Cooperative per il territorio? Ma le attività che abbiamo svolto sono state tante, perché poi COF Cooperativa rappresenta diversi settori, dall'agroalimentare ai servizi, al sociale, ai trasporti e quant'altro. Quindi siamo un'organizzazione, abbiamo lavorato un po' su tutti i campi. È chiaro, abbiamo vissuto il periodo di sanità service, dove molte delle nostre cooperative che erano sui servizi hanno avuto difficoltà, si sono trovati senza possibilità di lavoro. Abbiamo vissuto il periodo delle difficoltà delle più grandi nostre realtà come la 133, quindi anche lì posti di lavoro che si sono persi sul territorio, su cui noi abbiamo lavorato affinché questo fosse confermato e si desse la possibilità di non perdere quel poco che c'è. Abbiamo lavorato nel settore dell'agroalimentare, 2 anni sul riconoscimento della DOC Tavoliere, che ha portato finalmente sul territorio una valorizzazione di un prodotto importante come quello del vino, e tutto questo ovviamente è lo svolgimento di una serie di attività che poi giornalmente noi viviamo, perché poi molte delle nostre cooperative di servizi e del sociale sono legate anche alle amministrazioni del territorio, dove le difficoltà, come tutti sappiamo, non si limitano soltanto nell'economico, ma anche in quelle che sono le difficoltà delle nostre amministrazioni, e quindi troppo spesso queste difficoltà ricadono sulle nostre imprese. Il passato, ora invece c'è da lavorare per il futuro. Ecco, tra virgolette, possiamo dire, come ha convinto i suoi elettori alla rielezione, oltre ad aver dimostrato la bontà? Quali sono le proposizioni per il futuro? Ma noi ci siamo dati un progetto di crescita e di sviluppo nell'ambito dei prossimi anni, pensando soprattutto a rendere più forti le nostre cooperative. Stiamo vivendo un momento di crisi, in questi anni ci siamo preoccupati di non far perdere posti di lavoro. Questo non basta, perché adesso le nostre imprese fanno fatica ad avere credito, quindi una delle cose che ci siamo imposti come primo argomento da svolgere è quello di capitalizzare le nostre imprese. Siamo nel mondo cooperativistico, capitalizzare è un qualcosa che probabilmente non ci appartiene, ma in momenti di difficoltà purtroppo un'impresa che non è capitalizzata fa fatica ad avere credito, e le banche fanno fatica a darci affidamenti. Quindi da questo punto di vista è uno dei primi obiettivi. È chiaro che non ci limitiamo a questo, immaginiamo di poter innovarci anche su quelli che sono i servizi che offrono le nostre cooperative, affinché ci sia più opportunità per tutto il nostro settore. Non dimentichiamo che è chiaro che il futuro sarà sempre di più di interesse su quelli che sono i problemi del sociale, sul discorso della sanità, su quello che è lo sviluppo dello stesso agroalimentare. Foggia sta crescendo tantissimo, ma non basta, bisogna puntare sempre di più all'internalizzazione. E quindi l'internalizzazione, che è un processo importante per le imprese che stanno crescendo, che nell'agroalimentare, che fino adesso si rivolgevano solo a un mercato locale, adesso non devo immaginare di andare oltre. Tutte queste necessità e questo progetto che ci siamo posti lo vogliamo rendere operativo con l'impegno di tutti, e quindi dei nostri cooperatori, e stiamo anche immaginando che per quelle che sono le imprese sono piccoline, metterle insieme per creare dei consorzi per far sì che tutte quelle che sono le difficoltà che si affrontano possono essere affrontate in modo diverso. Presidente, a breve si ritornerà a parlare dell'Uva di Troia, quindi si parte anche con quella che è la programmazione. Il consorzio partirà a breve, sappiamo di un prossimo incontro. Ecco, quali sono allora i prossimi passi e che cosa poi avverrà materialmente per la valorizzazione di questa Uva di Troia?
Il 3 febbraio si va alla costituzione del consorzio di tutela del Nero di Troia nel riconoscimento della TOC Tauliere. E naturalmente il primo passo che naturalmente questo consorzio sarà quello di da subito cercare di valorizzare questa TOC con la partecipazione sicuramente al Vinitaly che si terrà a fine marzo. E naturalmente il lavoro sarà a questo punto, terminerà per quelle che sono le organizzazioni professionali di rappresentanza, passerà in mano agli imprenditori, quindi alle cooperative e ai viticoltori, affinché siano in grado poi attraverso il consorzio non solo di tutelare il rispetto del disciplinare di produzione, ma soprattutto di valorizzare un vitigno importante, un vino che sta avendo grossi successi a tutti i livelli rispetto al mercato e che naturalmente bisogna far sì che poi il riconoscimento della DOC Tavoliere porti anche a un riconoscimento di territorialità di questo prodotto. Questo è il lavoro che questo consorzio si appresterà a fare nei prossimi mesi. Ecco, a conclusione di questa seppur breve intervista dobbiamo chiederle con tutta sincerità: la voglia c'è di lavorare? Quali sono praticamente poi le difficoltà maggiori che voi pensate di affrontare? Le difficoltà purtroppo sono tantissime, non basta soltanto immaginare, progettare e innovarsi per superare una difficoltà che è una difficoltà di tipo ormai strutturale. Noi viviamo su un territorio che viveva già con grosse difficoltà quando le cose si diceva andavano bene. Adesso con la crisi che stiamo vivendo a livello internazionale è chiaro che questi territori ne soffrono ancora di più. Noi crediamo che uno dei problemi fondamentali perché poi il territorio possa crescere è quello di superare il problema del credito. È un problema reale, è un problema che tutte le nostre imprese hanno, è un problema che già nei tempi belli il nostro denaro costava più degli altri, oggi costa il triplo di quello che ci costava prima e non ci abbiamo il denaro così. Quindi uno sviluppo sul territorio di lavoro rispetto a quello che può essere un modo per agevolare le imprese ad accedere al credito e il lavoro sono le difficoltà più grosse da superare.